Lo straniero è come un fratello che non hai mai incontrato, lo dice un proverbio afghano. E in Toscana, attraverso uno dei numerosi corridoi umanitari, ne sono in arrivo 112 di fratelli da incontrare per la prima volta e quindi da accogliere. La mano tesa non è solo quella delle istituzioni e delle associazioni, ma anche della gente comune. C'è un moto spontaneo. Stamattina guardavo le mail che mi sono arrivate in ufficio, i messaggi che mi arrivano, da tutti noi colpiti e sopraffatti da quelle immagini di coloro che si erano messi alle ali dell'aereo. Una parte dei 112 profughi resteranno a Firenze e provincia, gli altri saranno destinati a città e paesi del resto del territorio, dove ci saranno famiglie pronte a condividere con loro la propria vita. In Toscana poi saranno attivati 200 posti per la quarantena di chi arriva dall'Afghanistan. Profughi e collaboratori saranno distribuiti negli alberghi sanitari che servivano per il Covid, 2 a Montecatini, 1 a Chianciano e 1 a Firenze. Non tutti, finita la quarantena, resteranno in Toscana. Il tema dell'accoglienza è stato al centro del tavolo di coordinamento tra il presidente della regione Eugenio Giani, il prefetto di Firenze Alessandra Guidi, i rappresentanti delle altre prefetture e delle istituzioni locali. E poi anche UPI, ANCI, ANPAS, Misericordia, Croce Rossa e Protezione Civile. Un'accoglienza che però non può essere solo generosità. Abbiamo il dovere di far sì che si tratti di un'accoglienza che rispetti determinati standard. Ovviamente questo non solo perché stiamo parlando di cittadini che sono afghani particolarmente sensibili, ma questo è un discorso che dobbiamo fare nei riguardi di tutti gli stranieri che richiedano asilo. Quindi ecco, è importante che gli standard siano standard anche su questo, che siano a beneficio di tutti gli stranieri che vengono accolti in questo paese.